Ciao a tutti amici e bentornati in questo playthrough, in questa blind run dedicata a Final Fantasy VII Remake, stavolta dedicata a Episode Yuffie, io continuerò a chiamarlo così, ovvero Episode Intermission. Scaricato ieri notte, ho avviato giusto la versione aggiornata del remake per vedere i cambiamenti. Mio Dio, in grafica ci sono effettivamente tanti cambiamenti. Eccoci qua. Io ho già caricato i miei dati e tutto, ma penso siano inutili per Intermission. Farò la mia blind run, caricata tutta, come potete vedere, a episodi, spero sia necessario, su YouTube, come ho fatto per Final Fantasy VII Remake. Bene, direi di partire. Sono abbastanza emozionato. Vediamo nelle opzioni cosa. Allora, grafica, priorità visiva, grafica assolutamente, che mi mantiene i 30 fotogrammi come io preferisco su questo genere di giochi, e pompa la grafica. Non c'è l'HDR, credo, perché sto catturando da. Magari abbasso se non c'è un po' troppo rientro, forse, nel microfono. Sto catturando dalla scheda d'acquisizione, che è una vecchia Elgato HD 60, quindi non credo, non supporta l'HDR. Ecco, magari un giorno faccio l'update, l'upgrade anch'io, oltre a Final Fantasy VII Remake, a una versione più aggiornata. Comunque, lingua dei dialoghi giapponese assolutamente, vibrazione, vabbè, tutte le robe standard, impostazioni di gioco standard, preferita, minimappa, vabbè, tutto regolare. Carica cosa di preciso? Non ho salvataggio, infatti. Ok, pronti. Abbiamo la schermata del titolo, praticamente come quella di Final Fantasy VII, ma con la stellina ninja, lo shuriken di Yuffie. Molto bello, tra l'altro. C'è un simbolo sopra, forse è il simbolo di Wutai. Dai, partiamo. Invertito. Ah, ok, no, 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 standard. Standard, assolutamente. Non mi ricordo assolutamente come si gioca. Canticchia la musica di Wutai. Graficamente è violentissimo, è la cosa più next gen che c'è attualmente per PlayStation 5. Paura delle altezze, Yuffie. But still. Adesso crollerà tutto di sicuro. Lo sapevo, era troppo chiamata. Yuffie è il personaggio comico del team. Sono qui per punirvi in nome della luna. Yuffie che butta via una materia è stranissimo, infatti la recupera al volo. Di quale Avalanche starà parlando? Non certo di quella di Fuito, non certo di quella di Barret, ma probabilmente di quella che ci aiuta in Final Fantasy VII Remake, nel capitolo 5, mi pare. Segui il Moguri. Beh, c'è una freccia, direi di sì, Yuffie.
Musiche sempre bellissime, sempre all'altezza. Ah, siamo di nuovo a Midgar, signori! Dopo un anno siamo di nuovo a Midgar. Un po' più di un anno. Siamo di nuovo a Midgar. E con che qualità? Mio Dio! Santo cielo! Vediamo nel menu. Aprendo la mappa puoi collegare metà delle missioni, la meta delle missioni in corso e studiare le caratteristiche della zona. Beh, un bel corridoione, direi. Si apre solo la mappa, non il menu. Ok. Cambia zona, non c'è. Quindi così si apre la mappa e basta. Ah, ok, con lo start si apre il... non me lo ricordavo. Carino, carino il render di Yuffie così, molto bellino. Equipaggiamento in materia, vediamo subito com'è equipaggiata la nostra cara Yuffie, con uno shuriken crociato, che è questo qua, e cos'è? Una rondine? Sembra una rondine. Sì, sembra una rondine effettivamente. Tipica arma da lancio di grandi dimensioni utilizzata dai ninja di Wutai, quindi non è caratteristica solo di Yuffie usare lo shuriken crociato. Bracciali ninja. Bracciali in dotazione ai membri delle forze d'elite di Wutai. Strano che equipaggi in materia, però bello che si vede l'interno con una texture morbida. Molto asiatica come... Vabbè, opzioni non ne abbiamo, assegniamo le materie, vediamo cosa abbiamo. Allora, abbiamo la materia predatrice, materia che permette di derubare il nemico con furto, ovviamente. Materia che permette di attaccare nemici circostanti subito dopo una schivata. Ok, classica girante, mio Dio, sono di livello 1. Chi se le ricorda le materie di livello 1? Un'energetica per curarci, perfetto. Poi abbiamo un'evasiva. Schivata parante, ok, sì, ok, perfetto. E poi un'analitica, caratteristiche del nemico, bene, perfetto. L'analitica probabilmente ci sarà il... dovremo analizzare, io me ne scordo sempre, tutti i nemici. Espansione delle armi. È di rito, è da fare questa cosa. Potenza fisica più 3, potenza magica più 3, PV massimi. Sapienza scippatrice, permette di usare scippo. Allora, io direi di fare la sapienza scippatrice. E i PA in battaglia, che mi fanno comodo, così aumento poi il resto. Molto bene. Molto carina il riarrangiamento. Configurazione tattica, vabbè, questa la lasciamo così com'è. Orticante ninjutsu fiammante. Potenza temporaneamente il ninja con gelo. Attenzione, possiamo... L1 più X. Potremmo mettere un ninjutsu. Compie un furto mentre attacca il nemico. Utilizzabile anche a mezz'aria. Ma sì, dai. Legume tipico di Wutai, molto nutriente e altrettanto duro.
Ah, ho un po' di materia, comunque. Sincromagia, materia che permette di attaccare con la materia associata ardente che lasciare. No, no, non volevo andare qua, non volevo andare qua. Allora, io qua metterei. Però i ninjutsu, che cazzo me ne fotte? Proviamo a rimanere così, dai, base. E facciamo il nostro primo salvataggino. Bene, partiamo. Allora, l'attacco è melee, non è con l'arma, che effettivamente non vediamo. Non ce l'ha ancora. Non ha ancora l'arma, mi sa. Perché non è equipaggiata, effettivamente non la vediamo. A meno che non sia magica. Yuffie è specializzata sia negli attacchi ravvicinati che in quelli a distanza e combatte usando lo shuriken con quadrato. Tenendo premuto quadrato, continua ad attaccare nello stesso tempo indietreggia, allontanandosi dal nemico. Parando gli attacchi con tempismo si riducono notevolmente i danni subiti. No, è comparso lo shuriken. Carina sta cosa che si allontana. Hai visto che me lo sono ricordato? Non me lo ricorderò mai più. Lo shuriken rimane lì ad attaccare, ma che ficata! Con l'abilità ninjutsu elementare Ryuffie potenzia gli attacchi associando temporaneamente l'elemento scelto con. Figata! All'inizio degli attacchi non sono elementari. Associando un elemento in base alle debolezze elementari del nemico potrà infliggere più danni. Interesting. Questi qua sono, vabbè, sono vulnerabili al ghiaccio, quindi direi ninjutsu gelido. È durato pochissimo. Abilità individuale Yuffie, con triangolo Yuffie attacca lanciando lo shuriken e grazie al ninjutsu può colpire più lontano premendo quadrato mentre l'arma è in volo. Prima di poter fare un nuovo lancio devi aspettare un po' di tempo oppure premi triangolo per recuperare lo shuriken più velocemente. Ok, molto interessante. Carinissima sta cosa. L'avevano detto che era sia. Era un personaggio sia melee che media distanza. È molto interessante questa cosa ed è molto utile soprattutto per i nemici aerei, i combattimenti aerei che sono sempre stati un po' il problema del remake. L'unico problema, a dire la verità, a livello di gameplay. Cerca le casse Shinra sparse in giro premendo, vabbè. Le robe le recupero in automatico, a quanto pare. Sì, recupera in automatico. Carino.
un po' di platforming scriptatino, ma ecco appunto quello che intendevo. Ouch! Vulnerabilità al vento, perfetto. Male che l'ho mandato in estrema. Io non mi ricordo assolutamente come si gioca a questo gioco, avrei dovuto forse recuperarlo prima. Doveva uscire prima Intergrid e poi questo, così uno si faceva Intergrid e si ricordava come si giocava. In effetti avrebbero dovuto fare così. Attenzione! Che numero sarà? L'11. No, Mowgli. Daijoubu? Reunion! Sì. Stai fermo qua, tu. Allora, lassù c'è... Se una ninja saresti potuta saltare da qualche parte, ma... Ma non hai fatto? C'è anche qua? Sì, c'è anche qua. Carina.
Fantastico. Quindi adesso abbiamo lei e Barrett che lo fanno. Moguri mi dice di andare di lì, ma... qualcosa mi dice anche di andare di qui. Che ha ben due gran pozioni, ragazzi. Andiamo a vedere cosa c'è qua su. Materia. Beh, materia vitale. Aumenta i punti vita. Noi stiamo entrando da settore 7? Sì, 7 in teoria. Aspetta, mi avvicino un po'. Eh sì. Perché quello dovrebbe essere il 6, mezzo crollato. Quindi sì, questo è il 7. Ma siamo parecchio distanti, eh. Quasi a limitare. Giù non c'era niente da prendere. Niente. Attenzione, ce n'è un altro laggiù. O è sempre lui? Beh, è impossibile che sia lui. Però io ho visto una cosa, quindi... ah, ci si arriva da di là. Dolore.
Fanno male sti cosetti, oh. Non mi ha rimesso un cazzo! Oh mio Dio! Sono andato in game over, che vergogna! Schivano ste merde e tolgono un fracco del culo. Allora, lo so io cosa fare. Chi è? No, arigato. No, arigato. Zio, t'a posto? Che numero sei tu? Il 20. Esplorazione massima, assolutamente, di ogni angolo, di ogni anfratto, come si suol dire. Aerea. Oddio. Carine le luci e non c'è l'HDR attivato, eh. Sono sotto all'1. Non riesco a vedere il numero del reattore. No, decisamente no, decisamente no. Ah, vabbè.
magari è scritto nella mappa. Bassi fondi del settore 7, c'era scritto, che scemo. È stato a perderci tempo a cercare di capirlo quando in realtà c'era già scritto. Tu sei il numero 16. Genova. Ma finisco io la frase. Non c'è la mappa visibile. Eventi speciali. Ehi, so dove siamo. Ricordavo un passaggio a grotta prima, ma... Ok. Devo giusto completare la mappina. Ah, eccola qua. Sì, e poi mi ricongiungo di qua. E poi vado su di là. Madonna, senza HDR è pesantissima la situazione sulla TV. Data via la musica. Di qua non si può andare perché Tiff e Cloud non hanno ancora aperto, a quanto pare. Ah, se ci sono degli oggetti in mezzo al cazzo. Perfetto. Non lo sapessi. Io dovrei entrare, salve. の影響でモンスターが騒いで不用意に出歩かないでくれよ。舞台がカンデルなら現在5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、 Ok, quindi Cloud è insieme ad Iris attualmente. È stata l'Avalanche, ma non quella che pensi tu.俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。ま、チャドリー。ジージェ、なんでも買いに来ないの？チャドリー。ユノシュはみんな優秀な選手だって聞いてたから。優秀でも選手でも一案内はいるよ。っていうか、ウノシュって？ウノシュは君たちのこと、まあ暗号だ。ふん。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。 Ma che strano vederli dall'esterno così. Cloud-san
bel riposino, così si recupera. Boh. Boomerang, vediamolo subitissimo. Che brutta che è. Potenza magica più 10. Oggetto lancio anticamente utilizzato dai cacciatori. Fa schivare un attacco e rende temporaneamente invulnerabile in caso di riuscita. Riempie la barra ATB utilizzabile anche a metà. Ah, la schivata d'attacco come bonus maestria. Beh, questo cazzo ha ninjutsu elementare come abilità, stiamo scherzando. Sparizione, me lo suca. Cioè, non lascia neanche il legnetto. Non mi piace. Non lo userò. Billy Boat, Polko da. そして何よ。私は風海暫定政府の精鋭部隊マテリア反対のユフィ。ジャッジ暴虐の死んだカンパニーより2曲マテリア奪取。ルルトラマテリア。元気いいね。 Quanto sei giapponese, ユッフィ。私の相棒のソノは？もうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中。毎日楽しんでるみたい。なーに？なに？ユッフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。 Rotti. Rottissimi. Tabemono nano kai? Denti d'acciaio, Yuffi. Sugoi na. Shinobi, osoru beshi. Ja, Yuffi, koko de Sonon o matte kure. 俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。Nemmeno l'odore, ok, sì. Che bassa la sua voce. Sanno tutti dov'è il palazzo della Shinra, raga. Certo, se entrano per un controllo vi scammano instant, però. Questa è la Avalanche che mette le tag in giro, perché la scritta è fatta così, quindi anche la scritta che vedevamo un tempo a settore 6, no? Prima della scalata. È la loro. Chissà se anche questa seconda Avalanche era prevista nello script originale del gioco. Beh, che piano dettagliato sembra, sembrerebbe. Billy Bob, eccoti qua.
が。それよりさ、究極マテリアはシンラビルの中なんでしょ？シンラビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。シンラビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。シンラビルの中についてはナヨが詳しいよ。彼女に聞いてみるといい。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？シンラビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、シンラカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。ディパートメントアーマメント。その部署は地下にあるから。なるほど。究極マテリアはシンラビルの地下にある。Sotterranei? In che senso? Ecco perché è col drone di ground. Vanno un po' troppo giù, forse. Che bello sto il vestito che lei è, stranissima la camicia. Molto elegante, molto interessante. Ma il mercato murato come al solito. Per uomini, ha detto, in realtà. まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほで酔っ払って昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでもだだっとあれは proprio così. Ah, questi boomers. Ah sì? Non vedo l'ora di vederlo. Ah, la tartaruga felice, ovvio. Non vedo l'ora di vederla, tra l'altro. Il remake la faranno sicuramente vedere. Esatto, i manifesti della tartaruga felice. Ha cambiato faccia lei, appena gli ha detto di da ciao. Yuffie, simulator machine te sotteru? Eh? Oh, ma c'è un sotteru? Are de show? Simulator? Non lo stimolatore, no. Ma simulator するというか仮想現実でバトルする機械だね。Stai spiegando The First Soldier? Ne ha uno portato. Ah, Chadley. Midgard でもめったに見られない最新型さ。どうだい？試したいだろ？別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。ダチョウはね、恐ろしい食べ物だぜ。まだ歯がズキズキするよ。退屈だったらコンドルコート。おー、facciamocela sta partita for Condor。ごめん、ウノシューは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんの、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないの、コンドルフォート。じゃ簡単にルールを説明するね。For Condor per tutti tutorial. A Fort Condor, non riesco a dire Fort, vince chi distrugge le basi nemiche utilizzando al meglio le unità da disporre in campo e sfruttando le magie rese disponibili dalle materie. Prima di cominciare la partita si sceglie l'assetto di gioco.
L'assetto si determina scegliendo innanzitutto la versione del gioco da cui dipendono le magie utilizzabili e le cariche attive disponibili e le unità da disporre in campo. Per scegliere meglio, tieni conto dell'assetto adottato dall'avversario. Conosci il tuo avversario. L'assetto dell'avversario è visibile a destra sullo schermo. Calcolando strategicamente come contrastare le unità nemiche, farai il primo passo verso la vittoria. Ok. Tra l'altro i modelli, secondo me, sono quelli di, almeno in parte, vedo i solderli, sembrano quelli di Ever Crisis. Dal momento che non puoi ancora cambiare assetto, comincia subito a giocare premendo X. Ok, altra versione. No, ok, confermiamo. Sì, non ho altra scelta. Vabbè, la prima partita, un tutorial praticamente. Pronti? 3, 2, 1, via! A inizio partita, ogni giocatore ha 3 basi, verso le quali unità impegnate in campo avanzano automaticamente. Quando un'unità si scontra con quell'avversaria, ha inizio una battaglia. Vince chi riesce a distruggere la base nemica più lontana o chi ha distrutto più basi allo scadere del tempo limite. È un battle royale, non un battle royale, è un tower defense sostanzialmente. Bello, è sempre stato del resto. Le unità hanno il compito di distruggere le basi nemiche partendo la musica. Partendo dalla loro posizione iniziale, posizionare un'unità di campo ha un costo variabile in termini di cariche ATB, visualizzate in alto. Ok. Recuperabili nuovamente con il tempo. Ora prova a posizionare un'unità premendo X. Sposta il cursore sul punto desiderato e premi X per scegliere l'unità da posizionare. Per cambiare posizione annulla e ripeti l'operazione. Unità e reparti. Le unità sono suddivise tra reparto offensivo O di artiglieria A e difensivo D. Il reparto offensivo ha la meglio sull'artiglieria. Quindi offensivo, quella artiglieria. L'artiglieria ha la meglio sul reparto difensivo, il reparto difensivo ha la meglio sul reparto offensivo. Ok, non me la ricorderò mai questa cosa. Offensivo, artiglieria, artiglieria, difensivo, difensivo, offensivo. Quando scegli quale unità impiegare, assicurati un vantaggio strategico tenendo conto di queste caratteristiche che influiscono sulla quantità di danni inflitti o subiti. Superiorità dei reparti. Il rapporto di superiorità tra i reparti è costantemente visibile in modo schematizzato in alto sullo schermo. Ok, non vedo dove. Ok, sì, lì sotto strategia, perfetto. In più, quando posizioni l'unità delle nemiche si risultano svantaggiate, verranno messe in evidenza. All'inizio del tuo campo puoi muoverti liberamente spostando il cursore, ma nel campo avversario non puoi andare oltre la tua prima linea, rappresentata un'unità di posizione più avanzata. Per allargare il tuo razzo verso non dovrai avanzare strategicamente, beh, ovvio. Allora, quello lì è un attacco, devo mettere un difensivo, quindi un dissuasore lanciagranate mi sembra ottimo. No, qui. Questo qua è un difensivo, quindi devo mettere, un dissuasore, perfetto. Totalmente tritato. Attacchi magici. Le magie dipendono dalle materie disponibili e permettono di sferrare completamente attacchi. Per lanciarle, premi L1, porta il cursore sul punto desiderato e premi X. Caratteristiche degli attacchi magici. A Forte Condor, gli attacchi magici non sono elementali, ma ognuno ha caratteristiche specifiche. Ogni magia si può utilizzare una sola volta a partita. Valuta la situazione e scegli quella più adatta. Attenzione. Beh, non credo che la userò adesso. Inis energia. Perfetto. Mettiamo un paio di...
Ouch. Ah, non li avevo mica visti sti due, sono suoi. Ouch. Sono difensivi, quindi direi un distrusore. Battaglia terminata, quindi bisogna buttare giù la torre più in là. Vabbè. Carino, simpatico. Sicuramente più interessante del vecchio Fort Condor. Su questo direi che non ci piove. Sei scarso, Polk, sei scarso. Se in giro ci sono molti giocatori esperti, potresti sfidarli. Attenzione, la materia preziosa è interessante. ま、なかなか相手してくれないけど腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。ああ、もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった。あんまり遠くへは行かないようにね。 Adesso posso sfidare anche voi? No. La grafica è decisamente migliorata, decisamente. Eccolo! Questo jingle mi ricorda quello del Don Quixote. Don Quixote. Chi sta in Giappone capirà.亀道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。ご存知ない？なあ。ではご説明しましょう。亀道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、まあコロナ事件がありまして、 舞台のことを心よく思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。いやー、参った参った。しかし、これは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、 景品ゲット第1号。 detto niente, sei manifesti nascosti. In effetti si trovano in tutto il gioco. でしょ。ぜひ7番街すらもくまなく探してみてください。やってやろうじゃ。そうだお嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか。実は私コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。 Sono collezionabili i nemici, cioè le pedine. Au. Interessante. チラシを1枚確認してきましたが、子供たちに隠されてました。掲示板にも貼っておいたのですが、見事に隠されてましたな。馴染みのご婦人が経営するアパートにも貼らせていただいております。
予感通りに貼ったものは猫に奪われてしまいました。な廃工場の近くにもポスターを貼ったはずなのですが、あの一枚はどこに行ってしまったのでしょう。一枚は空にふわふわ浮いて、come svolazzava quella? Che indizio è? チラシを貼った場所には CM ソングを流していますよ。カメカメカメカメカメドラク、nuova hit dell'estate, ragazzi. Ex fabbrica Tallaga. Zona abituata, abitata c'è tutta. Queste sono le partite a Fan Condor, credo. Sì. Allora c'è il negozio di armi. Qui c'è Chadley.協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし、うん、まずまずの逸材です。ダイヤ、che sfida ci offri Chadley? 僕はチャドリー、よろしければ僕の研究に協力していただけませんか。私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。ラム、セイプ、なんか面白そう。やるやるやるやるですね。やるやるですね。LOL ミッション、eccolo Ramu. Ci provo, prenderò gli schiaffi di sicuro. Shinra Combat Simulator. Che stecca! Allora, vulnerabilità e alterazione efficace, resistenza passiva, resistenza elevata, vulnerabile al vento e assorbe, ovviamente, assorbe i pugni. Riproduzione virtuale della figura leggendaria dell'antichità, si dice che abbia fatto dono all'umanità del diritto e della giustizia e che con le sue saette punisse i trasgressori. Assolutamente fuori allenamento io, e forse quanti me ne stai tirando? Au, au, no, 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 no! Verle!
tremenda sta cosa. Nope. E non gli ho tolto niente a lui, quindi sono proprio... Probabilmente lo devo fare un po' più avanti e probabilmente sono anche una pippa. Io intendo, non sono capace. Sono andati ormai i tempi in cui si batteva Bahamut. È dura. Va bene. Ci torneremo. Allora, farei un giretto al negozio di armi. No, cercavo un pollo e sono venuto nel negozio di armi. È ovvio che cerco armi. Ma non vende armi. Vendi solo i bracciali. È runico, non è male. Questo non è male, il geometrico. Sì. Gli altri sono tutti delle merdine, in realtà, perché cioè, per quale motivo dovrei equipaggiarli? Probabilmente li ha perché li ha nel gioco base, quindi... Ah, gli accessori però sì. Orecchini di sveglio, non sono male. Ciondolo stellare. Dieci per cento della resistenza. Costa un botto del culo. Ah, ma io ho zero gil. No, ce ne ho 6.000, ok. Costano un fracco, in effetti. Allora, facciamo che per ora ci andiamo leggerini. E portiamo a 77 la difesa fisica. Sì, dai. Ok, poi, questa materia come si ottiene? Come ci arrivo? Ci arrivo di là. Sei tu un gatto? Anche tu sei un gatto? Voi siete dei gatti? E ci sono anche i bambini? Cosa stanno guardando? La storia di Stamp, anche io sono interessato. Il pane per la cena. E Stamp si è a trovare il pane per la cena. Stamp ha il pane per la cena. Stamp ha il pane per la cena. Stamp ha il Oh, c'è un Moguri, che bella la tua mantella. Le bambine sono impazzite, ovviamente. Moguri ni pan o agemashita. Arigato, Kupo. Moguri wa egao ni narimashita.
Betty, a Betty piace Stamp. Betty è circondata dai gatti, dai tre gatti bianchi. おしまい。 Aspettavo un manifesto da ste parti, invece no. Perché qua è dove si ritrovano i gatti. Tutti i gatti che incontri ti portano qua. Per questo pensavo appunto che... Aspetta, c'era la musica. L'ho vista passare. Kiri! Ladre a confronto. Ah, ho capito, non ti sai vestire. Madonna, Kiri, quanto sei antipatica sempre. E giocava a Fort Condor per 3 gil. Proto mitragliatrice, madonna. Direi di mettere un altro difensivo, ecco. Visto che lui ha molti attaccanti. Ma perché lui ne ha uno in più? Ma lei è di livello più alto? Boh, no, dovrebbe essere... Proviamo. Proviamo, dai.
Questa ti farà male. Cazzo, mi ha buttato giù una mitragliatrice, me l'hai detto. La Madonna! Mettete difensivi comunque. Urca! Decisamente dovevo mettere più difensivi. Porca miseria, ho messo a ribaltata la situazione, oh. No, che cazzata ho fatto. Sono tutti d'attacco i suoi, ma perché non ho messo più difensivi? Si può abbandonare la partita? Rinuncio. Ho sbagliato completamente strategia, l'ho anche visto. Eh sì, vabbè. Menatela meno, adesso ti faccio il culo. Mo cambia la situ. Mo cambia la situ. Cambia set. L'ordine di comparsa. Non si può cambiare. Principiante, ho cambiato la versione magica. Sono un pirla. Ecco perché non ero riuscito prima a farlo. Bene, allora. Mo.
concentriamoci tutti qua. Quel tizio lì mi spacca veramente il cazzo. Ho capito cosa ha fatto, ha usato la materia. E no, belli. Quel tizio là... è l'unica cosa volante, un po' rompendo le palle. Mamma, la da tritata proprio. È stato inutilissimo metterla lì. Cazzo di cosettini volanti, sono proprio spaccaminchie. Tempo limite, ho vinto perché gli ho buttato una, giù una torre. Ah, non ci avevo fatto mente locale a questa cosa. Beh, bella partita. A me era parso che avesse fatto la stronzetta. Vedi. Ma succati. Madonna, Kiri, quanto sei antipatica. No! C'ero quasi! God damn it! Ma dai!
sembrava stesse per dormire, invece no. Oh, le texture sono migliorate, ma i numeri ancora non li hanno messi sopra. Ma si può essere così teste di rapa? No. Dai, dormi. Faccia i cazzi suoi, Marl. Sta parlando di Cloud. よほど根気強く待つか、それか強引に行かないと本心が見せないだろうね。いるんだよ、そういうのが。こっちがあれこれ気を回してやって、やっと。あの、私違うんで。じゃあなんだい。迷子です。でもまあ大丈夫。 Non so se sia stato catturato dal microfono, ma è stato bellissimo. Quanto inaspettato. Oh, e prenditi sta materia, iu! Vedi? Texture migliorate. Cioè ci sono, più che altro. Ma il numero, non c'è ancora il numero! Il numero! Dovete scrivere il cazzo di numero. A cosa servono delle placchette dei numeri senza i numeri? Ma non ci vuole niente, ma non capisco. Perché? Una scemata proprio. Vabbè. Comunque questo lo sapevo che era qua. Ma il letto dove sarebbe? Ah, ok, dentro. Ah, ok, sì, il punto di recupero è la panchina che c'è dentro alla base. Qui cosa c'è? Ok, qua è Tartaman. Negozio di oggetti. Non ci sono ancora andato al negozio di oggetti, in effetti. Potrei andare al negozio di oggetti e poi andare su di qua, al 7-Eleven. Ma ce n'è da esplorare, eh? Ok, no, di qua si scende giù. Aiuto? No, non posso salire. Volevo andare a trovare l'Avalanche di Barrett, Diggs, Wedge e Jesse. E invece, Mattash. Ah, andiamo a prenderci l'altra pedina, va. Dovrei avere baratto, dovrei avere dei gettoni di Condor, infatti. Sentinella laser. Ma Johnny, tutto questo dove sarà? Thank you.
Eccolo lì. Kame 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 kado kame ga odoraku. Questo giro si dovrebbe essere sentito. Quindi quello lì era quello dei bambini. Pensavo di dover andare a rompere le balle. Di qua c'è casa di Wedge, infatti è quello là. È la stessa cantante che cantava la canzone di Stamp in giapponese. Ma è bellissimo. L'ho visto volare in giro, no? Questo era quello che Sbolletta alzava in giro. Ho capito che ti stai dedicando ai gatti, però che gattara che è Wedge. Vabbè. C'è da aspirare lì. Ah, capo reparto Shinra. Poi lo sfideremo. Qua siamo di nuovo al bivio, ok. Eccolo! Quel coglione di Johnny. Anche lui è una sfida. E che non lo facciamo un salto a 7-Eleven? Anche Jesse è una sfida. Siamo a un livello 2 lei. Sono i guardiani del destino questi. Sì, sì. Assolutamente. Non è previsto.
che Yuffie entri al 7-Eleven e che conosca Tifa, che probabilmente è dentro in questo momento. Eccolo il gatto! Maledetto ladruncolo, vieni qua. Che dovete combinare, Coco? Ma che ci combina questo con le patatine di Stamp? Cigaugna? Loro con la rivista, quella di cui vi ho parlato nel video di Deep Lore Midgar News, andatevelo a vedere se ve lo siete perso, che è molto interessante, dove si parla anche di questa rivista qua. Eccolo! Gonfiati, Yuffie, gonfiati, funziona. Kamedo Oraku. Due grappa pozioni. Tu cosa staresti leggendo? Un'altra rivista. Tu ce l'hai su con uno yakitori, mangiatelo, no? Kame, kame, kame. Madonna, le musiche sono sempre divertentissime, queste qua. Non inerenti alla colonna sonora principale, ma che fanno veramente da contorno e rendono sto gioco vivo. È una cosa incredibile. Negozi di ciarpame. Così è finito il giretto del di settore 7. Vediamo che cos'hai di interessante. Le pozioni, non servono a un tubo. Anche l'etere, vabbè, prendiamolo. Le pozioni non servono veramente a niente, cioè è uno spreco di Jill. Mo! Però non ha slot. Cioè difende un botto, ma non ha un cazzo di slot. Magia zero, infatti, mi sa, beh? No, beh, comunque è bassissima. Materie. Aera l'ho già trovata, non mi interessa, tanto non le uso. Non c'è il tizio che ascolta la musica tamarra a sto giro. E di qua si va all'area di stoccaggio. Dove c'è altra roba, in effetti? Boia, tutte ci sono, eh. No, aspetta. Ah, ok, sì. Vista detto, che non funziona mai. Morfeo, barriera, sì, sono quelle. Oh.
Non mi ci fa andare per ora. Prima, tra l'altro, parlando dei bambini, mi ero straconfuso con il settore 6. Sì, 5, in realtà. Oh! 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 Lo avete visto? C'è Roche. Quello che è l'amato da tutti. Solo a me non sta totalmente sul cazzo. Addirittura. Io ci entro e faccio anche quel cazzo che voglio nella fabbrica. Più ferocite del solito. Una situazione come questa ci dovrebbe tutto fare. Cloud. Però non c'è attualmente, va bene? My friendo! Questa invece la capisce che ha guardato Jujutsu Kaisen. Broda. My friend to shiriai nano kai? Anta Shinra da yo ne. Ikan ni mo. Watashi wa Roche. Kimi wa nani ka mazui nioi ga suru. Sì, siamo loschi, siamo loschi, ma tu sei il soldier più scabroso che ci sia mai esistito. Tomodachi o sagashi ni kiteite ne. Donna yatsu? お前、名前は聞きそびれてしまったね。私と同じ熱いハートの持ち主だよ。グレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだ。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォートの相手してくんない？コンドルフォート！相手をしてあげたいところだが、 Quest'uomo ha appena battuto Johnny in stupidità. E comunque hai le gomme a terra, zio. Non te lo volevo dire. Allora, manifesti ci sono quelli della Shinra Construction. Quelli della Shinra su Midgar, c'è un articolo sul presidente Shinra che è quello di Midgar News, è esattamente quello. Poi cosa abbiamo? Vabbè, le solite robe propagandistiche. Niente di. Ma che stai facendo? Però non vedo manifesti di. Ah, eccolo qua, spiegato sotto. Direi di andare prima di qua alla stazione a fare un salto veloce e poi nella fabbrica. Treni fermi per l'esplosione di settore 5. C'è del rettore. Incendio in realtà, perché il 5 non esplode. Già, belve pericolose. Già. Ok.
di qua niente di che. Ma è qua. Io non lo vedo semplicemente. Yuffie-chan-no-tori-da-yo! Tifo! Thank you.
フィーちゃんのお通りだよ。Mi ricordo del giro fatto. Sarà qua di sicuro. Che bestie brutte siete. Ah, okay. No! Quanti status negativi, mio Dio. Svegliati, Yuffie! Attaccami, dai! Vediamo la sta limite. Tripudio di sangue. Una bella combo. Bella. Molto carina.
Ed eccolo il manifesto. Li presi tutti. Sì. Mancava un pezzettino della fabbrica, ma sono sicuro che ci sarà modo di tornarci. E comunque sta già durando, ok, vabbè, abbiamo fatto delle secondarie, c'è cioè For Condor, però sta già durando di più dei DLC di Final Fantasy 15, ok, costavano la metà, però. Sì, come mai sei in un set? Questa è un po' piccola. Non ha l'età giusta per bere, no? Io voglio vedere quella di Utai, però. Materia estensiva e trofeo guadagnato. Bon, direi che abbiamo praticamente visto tutto quasi. Direi di vederci un'altra cutscene, andare un po' avanti. E poi potrei chiudere il primo episodio effettivamente. È stato un po' più tecnico. Ecco Sonon. Okaeri sono. Yuffie ga omachikane da yo. Osoi. Osoi. Lo so che avrei dovuto battere probabilmente tutti quelli del livello 1. Ore wa Sonon Kusakabe. Godo-sama kara chokusetsu kenpo no shido. Minchia, l'allievo di Kodo. Voglio sentire parlare di mio padre. Machi ni najin jatte. この町で遊んでるって?辛いのや苦いの食べてるんでしょ?私の相棒が親父みたいな最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの?ミッドガル堕落作戦の話は別。全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。 Non hai l'età giusta, Yuffie. Sei piccolina, Yuffie. Cos'ha? 17 anni, lei mi sembra. No, forse 19. Nell'elite, sarà mica nel Wusheng. Io forse sì. Madonna, ha fatto tutto il giro delle scale, perché c'è il viaggiatore migliore del mondo. Yuffie, sono, schiatti credere? Ma ci sono! Ma ci ho arrivato!
のところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。Ok. Può anche combattere ottimizzando le proprie azioni in base a quelle di Yuffie, creando una sinergia con lei. Prova subito ad attivare la sinergia con L2. Ma perché lui ha il pallino? Itterasshai, senpai. Andiamo, Sonnon. Cosa non ho fatto, scusa. Oh, il render di Sonnon proporzionato con Yuffie, quindi l'hanno dovuto. Ah, quindi abbiamo anche le nonostante non sia giocabile, possiamo comunque modificargli la roba, anche per 13 era così, mi pare, sì. La combinata che aggressiva. Ok, ci voleva magari un accessorio anche per lui. Troveremo qualcosa, speriamo. Ok, lo so che dovrò masterizzarla prima o poi l'altra boomerang, però non ora, non ne ho voglia. Furto più, alloggiamento, materia aggiuntivo, potenza fisica più 4, potenza magica più 4, attacchi base più 5. È più fisico lui, però vabbè. I nostri tesserini conosci. Ah, giusto, per il treno. L'adoro. ユフィ、スラムの感想は？人が多い。だとそれ。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この街の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミートガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵は神羅カンパニー。 うの州と一致してるのは点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコールが爆発したって。あれって事故じゃないよね。アバランチがやったんだ。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。 これで 5番 マコロボ あれ? クラウド? Non lo sanno che Cloud non c'è.
はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね。決まってんだろ、あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。Sì. Che carino. Quanto è zunderino Barrett che quando non c'è Cloud. Avaranzi! A cercare Tifa? O a cercare Barrett? Cocci wa na, Shinra o aite ni shiteru nda. Shoppai chimpira nanka hottoke! Tifa, ore tachi wa kono ato mo hashiri tsuzukeru. Daro? Sono tame ni mo, ima wa yasunde kure. Quanti cuori per Tifa, madonna quanto la amo. Watashi yappari shirabete miru ne. Kii o tsukero yo. E stava andando verso la stazione. Makoro wa karera no shigoto yo. Wa aisatsu shitaku? Ya, yamete oko. Tifa si è staccata per andare a cercare Cloud. Dai, devono farlo prima o poi. Quel cazzo di capitolo che hanno poi tolto su come Tifa arriva poi da Don Corneo, no? Arriva ad avere l'informazione e tutto quanto. Devono farlo, devono farlo. Voglio vederla quella roba. の連中はね、進路とガチで戦うつもりなの。いわゆる道路線。いいじゃん。なるたち違うの？私たちの目的は進路看板なんかミッドガルを解放すること。だから、たとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイをやられたよ。だから、このままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れて。 この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのか。この話後にしない？じっくり話して理解しあおうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？進路から盗んでどうするつもり？ どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだから、きっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々が進路の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、進路にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。 だよね、 先輩。 そうそう。 Uccide che la chiama senpai. Troppo carino. No, qui. Ok, direi che come primo episodio ci sta. Abbiamo esplorato il settore, abbiamo conosciuto Yuffie, abbiamo esplorato il settore, i bassi fondi del settore 7, abbiamo ritrovato tutti i volantini della tartaruga e abbiamo conosciuto Sonon. Dobbiamo ancora vedere com'è in battaglia, dobbiamo ancora fare qualcosina, Fort Condor, il livello 1 dei bassi fondi dobbiamo ancora farli. Non so se posso tornare indietro o meno adesso, penso di sì però. E dobbiamo ancora battere Ramù, ma secondo me è ancora un po' prestino. Bene, io vi do appuntamento al prossimo episodio e
dove proseguiremo con Intermission e per vedere dove va a parare questa storia con il protagonista Yuffie. La grafica è wow, è tutto wow, ed è sempre molto bello tornare a Midgar in questo caso e tornare a giocare, oltre che a parlare di Final Fantasy VII Remake in questo caso. Bene, ci vediamo al prossimo video e grazie per la visione. Janet.